Un applauso all'annuncio dell'accordo tra il governo federale e Google nel contesto del Bill C-18, sul quale però la discussione continua. La controversa legge, approvata lo scorso giugno, punta a far pagare ai giganti del web, come Google e Meta, l'utilizzo dei link alle news prodotte dai media outlets canadesi. Il provvedimento ha scatenato le proteste delle due aziende. Google, infine, ha deciso di trovare un accordo col pagamento di 100 milioni di dollari all'anno, mentre Meta continua a bloccare l'accesso alle notizie per gli utenti canadesi di Facebook e Instagram. Una scelta che non piace ai cittadini che vorrebbero un accesso universale alle notizie. I've seen it, yeah. What do you think about it? I don't really get it. You know, I don't really understand like why you can't like see like certain like pages and stuff. There should be news like everywhere so people can, you know, whether they're on the Facebook or whether they're watching TV or you know, just out. You know, that they can get the news and know what's going on. Everybody should see the news no matter what. You know, everybody needs access to the news because anything can be happening. Anybody needs to see the news to see what's happening around their country, around the city. L'accordo raggiunto riguarda solo Google e secondo gli esperti la somma di 100 milioni di dollari è in linea con le aspettative del governo federale, che vorrebbe incassarne altri 50 da un accordo simile con Meta. Abbiamo cambiato posto, abbiamo cambiato scenario, abbiamo cambiato pubblico, ma le risposte che riceviamo sono circa le stesse. Sono pochissime ormai, infatti, le persone che seguono le notizie solo sui canali tradizionali. Sicuramente non è una bella cosa. Uno non se lo aspetta, poi spera di vedere le informazioni, non le può vedere, non è una bella cosa. Anche se rimane sempre una certa diffidenza sulle notizie prese dai social network. Bisogna stare attenti con la nuova tecnologia, con social media, bisogna stare attenti, io sto lontano, cerco di essere lontano. Le regole per l'applicazione del Bill C-18 devono essere pubblicate entro il 19 dicembre e dopo l'annuncio dell'accordo di ieri tra il governo federale e Google sembrano esserci buone speranze perché anche Meta, la compagnia madre di Facebook e Instagram, raggiunga un accordo simile e torni a consentire l'accesso alle notizie ai canadesi. Gian Pietro Nagliati, Omni News, Toronto.